grandissima maggioranza dei casi l'intervento si rende necessario quando, a seguito di una grave degenerazione della cartilagine articolare, il paziente presenta gravi limitazioni funzionali, severo dolore anche solo nella deambulazione, con gravi limitazioni nella sua vita di tutti i giorni. Oppure, meno frequentemente, anche nei casi in cui questo avviene non più per una degenerazione e quindi un'usura delle cartilagini, ma per esempio per pregressi traumi che spesso invece determinano lo stesso problema, ma in questo caso si tratta di un'artrosi di tipo secondario. La chirurgia protesica di ginocchio prevede due grandi categorie, le protesi totali e le protesi parziali. Le protesi parziali sono delle sostituzioni del ginocchio malato nella sola parte in cui è coinvolta l'artrosi, e questo ha dei vantaggi indubbi sul recupero funzionale e su quelle che sono anche la propriocettività, cioè la sensazione per il paziente di avere un ginocchio quasi normale. Quando però l'artrosi coinvolge gli altri compartimenti del ginocchio, e quindi non solo un compartimento del ginocchio, si rende necessario l'intervento di protesi totale. Una protesi totale che diciamo sostituisce completamente il ginocchio e che quindi necessita forse, rispetto alle protesi parziali, un recupero un po' più lungo, ma sicuramente anche qui degli ottimi risultati per la risoluzione del dolore e un recupero funzionale adeguato. Esistono oggi degli impianti con cui si possono personalizzare gli interventi, perché noi nasciamo, ciascuno di noi nasce con delle ginocchia diverse dall'altro e con delle deformità anche costituzionali diverse dagli altri. Questa personalizzazione prevede quindi che l'impianto possa in qualche modo riprodurre la morfologia natia del paziente e non quindi adattare l'impianto stesso a tutti i pazienti. Esistono oggi dei software con dei robot che aiutano il chirurgo all'esecuzione dell'intervento, rendendo più precisi i tagli che si eseguono sull'osso per poter poi impiantare la protesi e che quindi in qualche modo aiutano il chirurgo a capire il ginocchio che stiamo operando. È chiaro che le protesi parziali hanno un recupero funzionale più rapido rispetto a quelle totali, ma già sappiamo che in tutti i casi il giorno dopo l'intervento il paziente viene messo in piedi e inizia il suo recupero riabilitativo con un progressivo miglioramento della deambulazione e della ripresa della flessoestensione del ginocchio. I tempi, purtroppo, se devo essere sincero, sono molto soggettivi, dipendono da quanto il paziente sopporta l'intervento, di quanto psicologicamente il paziente è motivato a recuperare, perché questo può significare anche dei tempi molto variabili. Ad oggi esistono delle metodiche intra e post-operatorie di gestione del dolore che aiutano molto il paziente nel percorso post-operatorio, e queste metodiche favoriscono sicuramente un più rapido recupero funzionale e deambulatorio.